La Pasqua di Gesù. Prima stazione, Gesù è accusato. Gesù era sempre stato buono con tutti quelli che lo amavano. Eppure lo hanno accusato perché non hanno capito che lui voleva solo il nostro bene. Gesù fu accusato anche se non aveva fatto nulla. Lui ha accettato tutto quel dolore perché voleva insegnarmi il vero amore. Seconda stazione. Gesù riceve la croce sulle spalle. La croce è fatta da due assi di legno molto pesanti. Gesù l'accetta e la porta sulle sue spalle fin sulla cima del Monte Calvario. La croce non era leggera da portare, ma il suo amore gliel'ha fatta abbracciare. Secondo la leggenda, gli alberi usati per costruire le croci erano alti e imponenti, dal legno duro. Erano gli alberi di Corniolo. Oggi però questi alberi sono bassi, con rami sottili e intrecciati su se stessi, per niente rigidi né forti. A Corniolo è accaduto di aver sentito il dolore di Gesù sulla croce e per questo hanno cambiato la loro forma e il loro aspetto. Nel giorno della resurrezione di Cristo i cornioli, piccoli e contorti, sarebbero tutti fioriti rappresentando il potere della rinascita e della vita. Terza stazione, Gesù muore. Verso le 3 del pomeriggio china il capo e muore. Nonostante il male che gli avevano fatto, dice: «Padre, perdona loro». Non si trova nel mondo uno che sia morto pregando e amando come Gesù. Fare il segno della croce vuol dire ricordarmi quanto Gesù ha fatto per amarmi e impegnarmi a non offenderlo più. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quarta stazione. Gesù risorge per stare sempre con noi. Dopo 3 giorni ha spalancato il sepolcro ed è uscito più vivo di prima. Vivo per sempre, vivo per restare tutti i giorni con noi. Voglio diffondere allegria perché la Pasqua ha ucciso la malinconia. A tutti voglio andare a dire che sono nato per risorgere e al ciel salire.